rovesciando il risultato nei tempi supplementari e accedendo al prossimo turno. Ecco l'azione, qui vediamo Fordeckers che imposta questa azione che poi Peters conclude sulla traversa. È stata una partita sempre di attacco della formazione belga del Waterschein, in nome della società di Genk, ed ecco l'azione del primo gol segnato da Gudmundsson, uno dei cinque islandesi, uno dei cinque stranieri che giocano nella formazione del Waterschein. 1-0 alla mezz'ora del primo tempo, ricordo il risultato dell'andata che era stato di 2-0 per il Paris Saint-Germain con Fernandez, con Susic. Ecco ancora l'azione del primo gol. E nel secondo tempo il Waterschein riesce a riportarsi in parità. Ecco l'azione. C'è una gran mischia. Vedete, le azioni sono estremamente confuse. Qui c'è un palo colpito ancora da Jansen. Ed ecco un calcio di punizione, gran tiro di Roland Jansen, ci sono due fratelli Jansen, Roland e Pierce, 23esimo del secondo tempo, 2-2 in pratica con questo 2-0 del Waterschein, una formazione che per due volte negli ultimi tre anni ha vinto la Coppa del Belgio, una formazione quasi di semiprofessionisti, e qui stiamo rivedendo il gol di Roland Jansen, è una formazione che quindi un po' a sorpresa riesce a inserirsi in questi tornei e arriva per la prima volta in semifinale. Ed ecco il terzo gol, quello di Piers Jansen, il fratello di Roland. Dopo questa segnatura ci sono stati incidenti, ci sono state anche due espulsioni, due francesi espulsi per protestare. Ecco, vedete quanto è lungo l'abbraccio e il festeggiamento in campo e sugli spalti, ma soprattutto in campo. Vedete l'arbitro che deve quasi sciogliere il gruppo che si è formato per festeggiare Piers Jansen, l'autore del gol al 25esimo dei tempi supplementari, a 5 minuti dalla conclusione dei due tempi supplementari. Stiamo rivedendo l'azione che nasce da un lungo cross di Gudmundsson, c'è una mischia furibonda nell'area e è più bravo di tutti Piers Jansen a fulminare il portiere avversario.